Il liceo Poerio di Foggia diventa un vero e proprio accampamento letterario ed apre alla comunità corridoi che si trasformano in vere e proprie librerie, pareti dipinte con pezzi di storia della città e una particolare bicicletta per ricaricare energia. Sono tutti angoli di cultura che puntano alla condivisione e all'apertura ai cittadini che potranno fruire dei servizi. Il liceo Poerio di Foggia dunque diventa pilastro della cultura con il progetto Community Library, unico progetto finanziato in una scuola della Puglia con 450.000 euro. È un importante momento di apertura della scuola all'intera comunità, sia reale, con le porte sempre aperte alla fruizione dei testi, che virtuale, grazie alla digitalizzazione di una parte del prezioso patrimonio librario antico e moderno dell'istituto, oltre 19.000 volumi in quelli che sono attualmente i formati più avanzati per la consultazione. La biblioteca diffusa dell'istituto si compone di veri e propri accampamenti letterari, colorati, ospitali e tecnologicamente avanzati, ma anche di una piattaforma digitale, il Poerio Wiki School, un software appositamente ideato per la consultazione. Numerose e rilevanti le ristrutturazioni di molti ambienti all'interno dell'edificio scolastico che forniscono alla città nuovi spazi per accamparsi in un rinnovato clima culturale, reso attraente esteticamente grazie anche alla collaborazione di artiste foggiane, Monica Carbosiero e Viola Gesmundo. I naturali punti di incontro, dunque, tra studenti e docenti, che sono gli ampi corridoi e gli slarghi dell'istituto, si sono così trasformati in spontanee agorà arricchite con installazioni artistiche destinate alla lettura di libri e tablet, insieme allo spazio riservato alla WeBike, provata sia dall'assessore piemontese, dall'assessore Leo e dal presidente della provincia Gatta, dove si può leggere pedalando e generare energia utile a caricare anche uno smartphone.